Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video test Yamaha R125. In voga tra i giovani, amata, odiata per la maggior parte dai due tempisti che considerano il propulsore un polmone. Senza offesa, eh? Quindi oggi vediamo se 15 cavalli bastano per divertirsi, se la ciclistica riesce a starci dietro, se guidate in maniera un po' più sportiva. È ovvio però che dobbiamo un attimo rilassarci, concentrarci e entrare in modalità 125, perché non possiamo compararla a quelle di cilindrata superiore. Andiamo a vedere che cos'ha questa R125 full black con particolari rossi. Bravo. Allora, siamo qui con Alessio, il proprietario della R125. Ciao. Questa è del 2013, mi hai detto, quindi questa è stata l'ultima annata che hanno prodotto questa estetica. Nel 2014 l'hanno cambiata, gli stili rovesciati. Quindi tu praticamente sei andato de sfiga, perché dopo l'hanno fatti i stili rovesciati e te invece c'è questi. Vabbè, dai. Le leve, le frecce e lo scarico. Termignoni addirittura. Solo silenziatore? Completo. Ok, porta targa, famoso porta targa dell'R che tutti quanti odiano, perché se mi ricordo bene è tipo lungo così. Ragazzi, se può dite tutto, c'è sta pareri discordanti, il motore può piacere, non piacere, però per essere un 125 l'estetica è veramente, veramente? Meglio RS. Ma tranquillo, ho provata. È una bomba. Quindi oggi andremo, come ho detto, a sfruttare questi 15 cavalli e vediamo se riusciamo a divertirci anche con questa poca cavalleria. C'è un altro motore, la guarda intera. Quella però è del 2017. Perché c'è sta già un motore del 2017 smontato sul banco? Perché l'altra prova che hai fatto di quell'altro. Non è vero, non ho provato altre R io. C'è anche lo Squarna di Luca con la nuova estetica full black. Qui sotto scrivete sì o no, era meglio prima o adesso? Io preferivo prima, scusa, eh. Ehi, tale e quale. Ma qual è la ninja tra le due? Così lei ci darà il suo nuovo 636 per sì, fare il test ride. Prima di piccolo. Beh, non la faccio vedere più di tanto perché poi la vedremo per bene. A dopo. Mia bagarre contro la Z. Vai R 10.000, devo cambiare. Vai R. Guarda lui che si gira dietro, perché dice: ma che cacchio mi sta arrivando dietro? Un aeroplano? No, è un R125. Ma la cosa divertentissima è che posso stare full gas e sta tranquillo. Non vedo l'ora di arrivare al pezzo guidato. Adesso mi ha detto che le sospensioni sono un po' dure. Adesso ci ho fatto un po' di strada, o per meglio dire un po' di buche. E Alessio, vorrei farti provare Torino per farti capire quanto ti sbagli. Qua è sbagliato, cioè arrivare forte, staccare, buttare giù marce, entrare, riaprire gas. Questa parte che si pianta, ma poi pizzichi il limitatore, quindi va fatta scorrere. Bisogna entrare con una marcia che il cervello ti dice: ok, tira giù la marcia ed entra. Invece no, devi entrare col freno motore praticamente nullo se vuoi camminare. Sentiamo ora come suona con il completo Termignoni. Molto molto cupo e carino per un 125. È ovvio che non possiamo richiedergli un suono pauroso come quelli di grande cilindrata. Stiamo sempre provando e testando un 125. Il mono mi piace come reagisce, anche se a dirla tutta, quando siamo in curva e andiamo a dare gas, non è che deve scaricare chissà quale potenza per terra, quindi difficilmente va in stress. Le forcelle invece le trovo un pochino giocattolose, perché quando sei in staccata vai a tirarci una bella frenata, non smettono di fare questo. E quindi ti ritrovi un po' così interdetto, che dici: oh, ma che devo fa? Cosa che invece mi ha stupito sono i freni, sia l'anteriore che il posteriore. Non mette tanta fiducia e potrebbe tranquillamente dare di più. Sono le forcelle che ti limitano. Adesso ne facciamo una bella accelerazione da ferme, così vediamo una volta per tutte come sono le prestazioni di questa R125. Mi sta rallentà. Dai che c'è la potenza che mi abbonda, mi sta straripà. Ok, pronti per fare la partenza. Secondo voi qual è il numero giusto di giri per fare una buona partenza? Vabbè, buona la prima, dai. Vai R, mostragli il potere.
faremo dopo, alla fine della performance. La stai a comprare? No, no, io sto soltanto a provare così in generale. Caro, ti saluto, buona giornata. Bella, bella, bella fiamma. Sì, è molto carina. Ciao. Porco, mamma mia, quando vuoi vloggare, cioè, ti metti nell'angoletto dove non c'è sta nessuno. Porca miseria, mi ero messo con la moto dietro. Io che dovevo parlare, dovevo dire le cose finali per il video. Arriva lui! È bella questa quanto è, questa quanto va, questa che c'entra te, questa ho detto, questa è 125, 4 tempi, ma 110 più o meno. Ah no, questa sì, 10.000 giri, questa 170, 200, sì, 370, sì, 522. Niente, oh, quando stai a fare un vlog tu ti puoi anche nascondere nel reparto delle merda. Fritte surgelate, arriva qualcuno, ma che per caso? E finalmente. Ma allora perché un ragazzo di 16 anni dovrebbe comprare un R125? Beh, sicuramente non per le prestazioni. L'abbiamo visto, non sono eclatanti. Sì, va bene, le prime volte perché c'hai la gioia della moto nuova, magari non hai provato altre moto. Però, secondo me, dà noia in fretta. I punti di forza della R, casomai, sono altri. È il consumo di benzina molto pacato, che vi permetterà di scorazzare a destra e manca senza stare a pensare oddio lo fa benzina, oddio lo fa benzina. Ragazzi, consuma veramente poco. È l'estetica, vi permetterà di fare i figli. Perché no? Potete mettere a 16 anni avere una moto che esteticamente sembra più grande. Anche ripensando indietro nel tempo, quando io avevo lo Squarna, c'era un mio amico che l'aveva gialla e nera. Ragazzi, spettacolare. Io mi ricordo che, forse perché avevo 16 anni, ma sembrava una moto, un'estetica pazzesca. Così, pieno di f***a sto tizio. Quindi, per finire, è inutile dire che è un polmone, non vale i soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Uno, quando si fa una moto, sa esattamente che cosa sta comprando e che cosa si terrà probabilmente per i prossimi anni. Quindi si tratta soltanto di priorità. Dipende che cosa cerchi. Se cerchi una moto per sverniciare i tuoi amici, ovviamente l'R non va bene. Se ti serve una moto che non dia tanti problemi, che te la usi tutti i giorni per andare a scuola, per farcela tutto, la R va bene. Priorità. Tutto si riduce a priorità. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare un bel like e di commentare qua sotto con cosa ne pensate della moto. Mi raccomando, cose costruttive, non insulti tipo è una me, fa schifo, eccetera, 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 perché tanto non serve a niente, vi elimino il commento e via. Commenti costruttivi, va bene il non mi piace, va bene non è la moto che mi farei, eccetera, eccetera, eccetera. Questo spero sia un canale di gente seria, i bimbi minchia che non rispettano il pensiero degli altri, non li vogliamo. Ci vediamo come sempre al prossimo. Ciao!